Alessandro Spagna. Alessandro Spagna. Una volta, adesso mi chiamano Pandi. Adesso ti chiamano... Prova a chiamare Rita Pavone col suo vero nome. Adesso ti chiamano Pandi. Sì, ma tu non sei il peccato parente di Ivana Spagna. Perché tu ti chiami Non lo so, è probabile. Alessandro Spagna, ci conosciamo da tanto tempo. È probabile. Ma come è venuta questa idea di costituire un gruppo di musica latinoamericana? Adesso è di moda, però tu l'avete noi fatto praticamente è nato tutto da un progetto di animazione progetto... quale telecamera guarda? No, una telecamera noi parliamo ci sarà una telecamera sicuramente guarda quella ecco il nostro canale allora praticamente numero 3. Più o meno due anni fa due anni e mezzo fa che cosa è successo? È successo che avevamo intenzione di costruire un gruppetto di animazione e musica per fare un po' di casino nel villaggio di... Casino, allora, tra virgolette, casino, un po' di animazione vuol dire. E perché adesso, no? casino in televisione si può dire, però molti anni fa Lucio Dalla quando ha cantato dice che era un bell'uomo e è stato censurato, ti ricordi molti anni fa? Adesso noi ci possiamo permettere tante cose. Siamo più giovani, diciamo, passare sopra tante cose. Allora, due anni fa, praticamente due anni e mezzo forse, successe che da questa idea di creare un gruppo di animazione e musica ne venì fuori che fare solo animazione e musica non ci piaceva. Di capire cos'è di diverso questa discoteca degli anni 90. Cosa? Dite voi. Io posso dire, cioè, secondo me di diverso può avere il fatto che si è più liberi. Qualcosa è cambiato quindi? Tutto, il modo di vestirsi, di atteggiarsi. A Giardini Naxos in compagnia di un carissimo amico, oltre che conoscitore del popolo della notte, se non conosce... Conoscitore ormai. No, conoscitore Salvatore Galeano. Chi non conosce Salvatore Galeano? Lui c'ha un locale dove siamo adesso, qui un locale invernale e poi un locale bellissimo, un locale estivo che tutti quanti conoscono e che io, diciamo, ho inaugurato, che tutto il mondo conosce e che io ho inaugurato molti anni fa con la musica dal vivo. Allora, io vorrei chiedere a Salvatore, oltre che un carissimo mio amico, un bravo anche percussionista, perché no? Ma questo non me lo dovevi fare. Un bravo percussionista. No, io volevo chiedere... Giochiamo ogni tanto. Tu sei stato il primo, diciamo, ad avere la discoteca in questa zona, quanto, diciamo, 27 anni fa. 27 anni da infatti. E come si chiamava questa discoteca? La Grotta di Naxos. La Grotta di Naxos, io venivo ogni tanto. Il Mascipa, non so se ti ricordi il Mascipa. Anche il Mascipa. Eri in fascia tu quando... Io ero in fascia. Senti, in pochissimo tempo, cosa ci puoi dire, cioè, da 27 anni a questa parte? La discoteca chiaramente è cambiata in meglio, sicuramente, ma... Cosa vedi tu, cosa hai visto in tutti questi 27 anni? Ma diciamo che è cambiato, cambia tutto, come cambia tutto, diciamo che abbiamo cominciato col folk veramente, con la musica folk, finalmente siamo arrivati all'underground. All'underground. E è cambiata come cambia tutto, dalla politica è cambiata al modo di bere, al modo di vestire dei ragazzi, insomma è cambiato completamente tutto. Sei tu? Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y al que se murió quiero cantar mi verso de palma. Di tutto, dal classico al jazz, al blues, sei un appassionato veramente di buona musica, di quella che piace a noi, tra virgolette. Ma cos'è stata la molla che ha fatto scattare l'idea di costituire un gruppo vocale? Cioè, hai sentito qualcuno, qualche mito americano, qualche artista? Sì, ci sono sicuramente delle influenze alle spalle che riguardano un po' tutti noi, non soltanto me sicuramente. E innanzitutto il piacere e la voglia di fare della musica secondo un genere che ho sempre amato ma che non avevo mai avuto opportunità di prendere in considerazione seriamente, insomma. E precedenti esperienze con cori di musica antica, sì. Che in parte mi soddisfacevano, in parte no. E un amore per gli Swingle Singers, per i Double Seas, per tutti i gruppi storici che in qualche maniera hanno fatto epoca. Ecco, io dicevo prima. E un amore comune con le persone che sono qui con noi, esatto. Per questi generi. Molte cose sono scaturite anche dall'averne parlato insieme, dall'aver desiderato insieme di. Finché si è concretizzata questa idea di curare questi generi, insomma. Storici tipo Maurizio, comunque poi magari più in là
più in là. Maurizio, prego regia un attimino, questo qui al centro con gli occhiali, un attimino poi la regia lo inquadra. Cioè, mi viene in mente Giliberto, Maurizio, mi viene in mente classico, perché non diciamo quanti anni fa, ma molti anni fa si suonava insieme ad Aci Castello. Comunque poi nella seconda parte della puntata li presenteremo uno a uno i City Singer, perché Moose, Mr. Mortimer, I'm a coffee pot.